Non sembra vero, ma ci siamo quasi. Ecco il rifugio. Adesso speriamo che ci stanno aspettando. Ed è il rifugio dove pernotteremo questa notte per poi proseguire domani. Rifugio a casa degli alpini in Val Grande, Piemonte, provincia di Verbania. Sempre bella, eh. La giungla è la giungla. Bella galleria. Ecco il nostro mondo, vedi? Ci siamo arrivati. Sogno, cicogna, ancora 4 km. Il fiume è aumentato. Ok. Ciao a tutti. Dopo quasi un mese praticamente fermi, fortunatamente oggi ci siamo messi d'accordo. Vediamo se... Si vede dallo zaino che siamo fuori di notte. Eh sì, la prima volta. Siamo al Parco Nazionale Val Grande, provincia di Verbania. Verbania. Stiamo partendo da Cicogna e siamo diretti al rifugio degli alpini. Un'oretta e mezza circa di tragitto. Non dovrebbe piovere, l'aria è bella fresca. Siamo pronti? Ok, andiamo. Yeah. Adesso qui comincia a complicare. Ma ecco, comincia a diventare complicato il sentiero qua adesso. Ciao a tutti, oggi siamo a Cicogna, in Val Grande, siamo diretti verso il rifugio degli alpini. Casa degli alpini? Io e il mio amico Alberto che adesso si gira, come sempre. Casa degli alpini? La casa, andiamo a trovare la casa. Ciao. Siamo arrivati a quota 1000? Mancano... 250 metri ancora di dislivello per l'arrivo. Qua sopra? Da qualche parte. Dovrebbe avere un bel panorama, una bella veduta, quindi dovrebbe essere... Sono 18. In cima. Una zona un po' scoperta. 10. Se in mezzo dovremmo arrivarci. Ma... 45. Credo più verso le 7. Anche perché di segnali che dicono quando il tempo manca non c'è. Non sembra vero, ma ci siamo quasi. Ecco il rifugio. Adesso speriamo che ci stanno aspettando. Ed è il rifugio dove pernotteremo questa notte
per poi proseguire domani. Rifugio a casa degli alpini in Val Grande, Piemonte, provincia di Verbania. Ecco la zona notte del rifugio. Siamo solo noi in due per tutto il rifugio. Stupendo, ragazzi. La 41? No, Redmi. Ah, non è un Samsung. No, io Samsung. Lui è andato per lui. Vieni, è meglio per lui. C'è l'antibiotico. C'è l'antibiotico? Wow. Manca un bicchiere. No, manca un bicchiere? No, questo è suo. Questo è mio. Ah, su. Tanto, lo bevi? No. Bevo vuoto? No, te se non vuoi bere. Un latte bianco magari, al posto del nero. Va bianco. Va bene rosso. No, ma posso bere. Poi possiamo anche fare un po' di bianco, un po' di rosso. Il rosso è doc. Salute. Mario! Salute. E? Antonio. Antonio, salute! Salute, ragazzi. Antonio, sì. E Alberto. Chissà salute. Perché quando veniamo su noi la gente dice sempre, oggi quello di Milano. Ma oggi Mario, io, mamma che buono. Sì, mi ha detto Mario. Vengo solo. Ma c'era Pina Tardona che mi sembrava un po' scema. Allora, quelli che sono scesi adesso? Sì, quei nuovi. Vai da me. Ma non faccia. L'ultima, la bionda. Ma cos'è? È andato per fare così. Domani ci sono, Oh, domani la pranzo deve stare, ragazzi. Va bene, facciamo un po' di bivacco, poi ci sentiamo. Andiamo su. Buongiorno, abbiamo ripreso il cammino, siamo già arrivati alla spaccatura della montagna. Alpe Pra.
Quanto è vista la fila? Sì. Ah, ok, va bene. Anche il riccio? Ok, ti ascolto. È fatta sul fuoco normale, no? Non è fatta sul gas. Allora c'è. Ora, ciao a tutti. Abbiamo provato a fare delle dirette, ma naturalmente qui il segnale, magari sono dei punti dove può prendere, altri e tanti dove sicuramente non prende. E quindi abbiamo preferito, insomma, fare del video per poi pubblicare dopo e condividere con voi la strada del ritorno dal rifugio della casa degli alpini dal quale abbiamo pernottato, bivaccato, praticamente cenato e pranzato anche oggi. Allora, anche in base alle previsioni più che previsione, a vista d'occhio, insomma, vedere insomma quali erano le condizioni meteo attuali, abbiamo preferito, anche avendo il tempo necessario, fare un discorso ad anello, quindi dal rifugio della casa degli alpini scendere per Pogallo per poi proseguire per Cicogna, dove abbiamo parcheggiato la macchina, e quindi poi tornare a casa. Allora, qui il sentiero fino a Pogallo, ci è stato detto, effettivamente lo stiamo constatando, non è proprio un sentiero di quelli belli tranquilli, non è proprio assolutamente di difficoltà massima, però sono dei punti, insomma, che ci vuole un po' più di concentrazione su dove appoggiare il piede, magari aiutarsi con le mani. Quindi vi devo salutare e magari ci aggiorniamo, magari quando siamo arrivati un po' più in basso, dove conosciamo comunque da Pogallo, avendolo già fatto tantissimi mesi fa, lì magari abbiamo più la possibilità di essere un po' più tranquilli conoscendo il sentiero. Quindi ci riaggiorniamo a dopo. Ciao a tutti. Dobbiamo passare dall'altra parte. Qua c'è il segnale.
Abbiamo dovuto attraversare il fiume. Allora, il nostro giro l'abbiamo fatto. Siamo arrivati a Pogallo dopo 2 ore e 5 minuti circa. Adesso da Pogallo stiamo tornando a Cicogna. Ormai è già una buona mezz'oretta che siamo partiti da Pogallo. Qui è sempre spettacolare, qui è sempre stupendo. La luce ancora è dalla nostra, oltre il tempo. Dovremmo arrivare fra 40 minuti circa. E poi si concluderà la nostra escursione in Val Grande. Aspettate. Tengo la testa bassa perché meglio guardare bene dove si mettono i piedi. Qui abbiamo un altro ponticello, eccolo qui. No, più che altro ho paura che mi casca il telefono dalla mano. Dire addio al mio telefono al momento, diciamo, non è un bel pensiero, no? Allora, per aggiornarci, abbiamo provato a fare anche qualche video prima, ma chi ha avuto il piacere di potersi collegare, in qualche modo abbiamo avvisato che la linea c'è, non c'è, quindi abbiamo potuto trasmettere quello che la linea permetteva. Si sa, anzi qua già c'era un po' più di segnale in quel percorso rispetto agli altri che abbiamo fatto qui in zona. Poi, come sempre, cercheremo di mettere su un po' un video, come sempre, sperando che venga fuori un bel video e da darvi un'idea sulla escursione che abbiamo fatto. Un'ultima panoramica. La giungla di Val Grande. Ok, ci concentriamo dopo, ci concentriamo al cammino. Ciao. Chi è? La cascata là. Cari amici escursionisti, stiamo tornando in direzione Cicogna. Dopo essere passati per Pogallo, 40 minuti circa ancora di cammino per arrivare a Cicogna, dove abbiamo lasciato la macchina, e concludere la giornata di oggi di questa bella escursione. Ah, sono veramente contento, felice, è stata una bellissima escursione, compresa di notturna, un rifugio gestito da persone veramente stupende, Mario e Antonio, siamo stati veramente benissimo. Sicuramente torneremo, non subito perché massimo un paio di settimane chiuderanno per la stagione, 23 chiudono.
probabilmente, visto che ci siamo trovati bene, poi qui nella Val Grande sembra di stare veramente a casa. Primavera, intorno a Pasqua, l'anno prossimo, 2022, ci tornerà. A quel momento magari ci saremo anche organizzati con le tende, se non pernotteremo direttamente lì nel rifugio, magari useremo le nostre tende e magari faremo un altro percorso, oltre al fatto che, non essendo riuscite ad arrivare proprio in cima al sasso, oggi ci siamo avvicinati, ma il tempo non permetteva niente di buono, c'era tanta nebbia a un certo punto, ne siamo tornati indietro e quindi da tornarci. Ma qui c'è da tornare sempre, oltre a rifare magari lo stesso percorso che è sempre bello, ma ci sono un'infinità di altri percorsi da fare, sempre stupendi ed incantevoli. Allora, informatevi bene, abbiamo il nostro gruppo Facebook oltre a quello WhatsApp, per chiunque volesse iscriversi, che è appassionato del trekking, della natura, quindi camminare ed esplorare la natura come noi, è ben accetto, chiunque può iscriversi, eventualmente organizzare eventuale uscita. C'è sempre da imparare e da condividere esperienze meravigliose, sempre immerse nella natura. Vi voglio bene, scrivete nei commenti quello che pensate, eventuali domande, quello che volete, siamo sempre a vostra completa disposizione. Ok, ci portiamo avanti e ci aggiorniamo in seguito. Ciao. Ormai ci siamo quasi. Qui è il bivio, Cicogna, centro abitato, noi teniamo il basso. Ormai, occhio e croce, mancheranno meno di 5 minuti. È abbastanza buio, abbiamo comunque le torce, ma proviamo di arrivare senza averne bisogno. Ormai ci siamo quasi. Allora, carissimi escursionisti, amici della mare, il camminare ed esplorare la natura, siamo quasi alla fine del nostro viaggio. È abbastanza buio, ma ormai questione di minuti siamo addirittura d'arrivo. Stazione, abbiamo lasciato la macchina a Cicogna e quindi poi si rientra. Bellissima, bellissima escursione. Ciao. Eccoci, per chi fosse preoccupato per noi, di qua abbiamo un po' un attimo di luce in più. Siamo praticamente arrivati dopo questa casa, altri due passi e siamo sulla strada asfaltata, la salita che ci porta al parcheggio di Cicogna. Siamo abbastanza stanchi, ma veramente tantissimo emozionati. È stato veramente un bel weekend, la prima notturna, il rifugio Casa degli Alpini, un rifugio fantastico, grazie al cuoco Mario e Antonio, che ci hanno trattato come fratelli. Siamo stati veramente bene. Consiglio a tutti di fare la stessa escursione. Un saluto. Ciao. Saluto da Antonio Alberto. Se anche voi amate la natura, camminare, esplorare la natura, noi siamo qui. Qualsiasi domanda, siamo pronti a rispondere. Alla Val Grande è tutto, ci risentiamo alla prossima.
Ciao.